Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Hunger Games Simulator. Oggi siamo qui con tutti i personaggi di quasi tutti gli RPG che ho portato sul canale, come mi avete richiesto nel video scorso. Piccola parentesi, in alcuni ho usato anche delle visual novel perché mi erano finiti gli RPG più famosi, diciamo. Quindi nel distretto 1 abbiamo Corpse Party con Ayumi e Satoshi, nel distretto 2 Undertale, nel distretto 3 Higurashi no Nakugoroni, nel distretto 4 Mugekko Castle, nel 5 Aria Story, nel 6 Chloe's Requiem, nel 7 The Sandman, nell'8 The Witch House, nel 9 Chiyo's Adventure, nel 10 Ib, nell'11 Misao e nel 12 Doki Doki Literature E Club. nel 13 frappa. Esatto, c'è anche Frappa ovviamente. Quindi andiamo avanti. Allora, procediamo. Sono tutti sul podio. Vediamo se qualcuno muore. È bello perché Michelle non ce l'alza con il violino mentre tutti stanno combattendo. Nessuno è morto per ora. Tranne la mia voglia di vivere. Tra l'altro è morta Yuka nei primi 5 secondi, nessuno si è accorto. Ellen rincorre Misao, che non ha neanche tanto sbagliato qualcosa. Mugekko rincorre Sandman, in che senso? Guarda, secondo me se lo dice a tua sorella comincia a scippare pure loro. No, no, lascia perdere. Il primo giorno non è morto nessuno, è strano, eh? L'altra volta erano morte 7 persone il primo giorno. Sacrifichiamo una capra! Morite però. Non muore nessuno. Ellen chiede a Satoshi di ucciderla, ma lui si rifiuta. Non mi sembra tanto viva comunque. No, Lewin ha ucciso Michelle. Tanto non lo conoscevo, quindi va bene. Ok. Io vorrei che vincesse Ottorio, cioè beh, il distretto di Undertale, Perché quindi è l'unica cosa che ti sta simpatica. No, vabbè, c'è anche Ib e Kyo. Sì, è morto uno. Sì, è morto solamente Michelle. Ah, c'è la pioggia acida. Aria muore perché non riesce a trovare riparo. Sia Keiichi che Ellen muoiono. Ib sopravvive. Monica ferisce Yonaka e la lascia sotto la pioggia a Ah, morire. voglio che vinca Monica. No, io no. Ha Yuri senso il ferisce verbo? Gary. Perché non mi sto No, aspettando Yuri quella. ferisce Gary e lo lascia a morire. Ah, wow. Chloe ferisce Satoshi. No, Rena inciampa nella pioggia. Anche Però non Bobo. muoiono, muoiono. No, muoiono. The Sandman e Aki muoiono insieme. Viola sopravvive, Ayumi sopravvive. Sans muore. Kyo muore. Vabbè, c'è ancora Ma Toria. non hanno fatto un. Prima Sia nessuno. Mogeko che Sophie Per 20 muoiono. turni nessuno, poi tipo. Infatti, Misao muore. Ma sono morti tutti. Sia Toriel che Lewin sono morti. No. Ah, no, no, Toriel uccide Lewin. Scusatemi, sono sbagliata. Sbagliata. Guarda, ora me l'hai tirata e mi muore pure Toriel. 17 persone. Madonna. Michelle, Aria, Keiichi, Ellen, Yonaka, Gary, Satoshi, Rena, Bobo, The Sandman, Bene, tutti Aki, quelli che Sans, Kyo. non mi sono tanto simpatici. Ma sono 24 A parte persone. Sans e Sono Kyo. morti tutti praticamente. E vabbè, Diciotto capita. su 24. Nice. Non ho paura. Io veramente non ho paura. Cioè, sarebbe già ci hanno ammazzato tutti. Yuri, Toriel e Ayumi sono un trio proprio di quelli. Ib muore perché mette un piede su una mina. Vabbè, senza Gary è perso. Viola convince Ayumi a non ucciderla. E poi uccide Ayumi. Così brava Viola, così si fa Ok. autodifesa. No, ah ok. Yuri forza Monica a uccidere Toriel o Viola. Lei si rifiuta, quindi Yuri la uccide. Ho ucciso Monica! Allora io Sì! tifo per Moni o per Yuri o per Toriel. Io tifo per forza per Yuri perché è il mio personaggio preferito, la best girl Yuri. Quindi sono morti Ib, Ayumi e Monica. Non muore nessuno qua. Nessuno muore, sono morte 20 persone. Sono morti 17 tutti insieme e poi adesso non muore più nessuno. Yuri fa entrare Toriel dentro il suo rifugio. No. Questa è una storia d'amore. Non la dita a Paola. No, Chloe muore per un'infezione. Grande. Mi dispiace. Ora Dai, ci no. manca solo Viola da uccidere. Che poi è legittimo il fatto che Chloe muore per un'infezione. Perché, vabbè, andatevi a vedere il gameplay che non ve lo spoglio. Un rippone per Chloe. Chloe, in realtà. Non mi ha fatto inserire l'accento, però. Toriel sconfigge Yuri, ma la risparmia. Viola urla. No, secondo me vince Yuri. Dai, se non è morta, ha vinto. Spero che non vinca Viola. Yuri e Viola si mettono insieme per uccidere Toriel. Come fate a uccidere la mamma? Adesso, secondo te, chi muore? Allora, io spero che vinca Yuri perché Viola non la conosco. Viola è la classica persona che entra in una casa stregata. Yuri lancia un coltello dentro la testa di Viola. Questa cosa è molto adatta. Mi sa che ha vinto Yuri. Sì, ha vinto Yuri. Nice. È una cosa che ti aspetti che vince Yuri. Cioè, tu fai un coso con gli RPG e tipo gli unici quattro personaggi che non fanno parte degli RPG vincono loro praticamente come vuole. Quindi è finita così questa battaglia fra gli RPG
alla fine hanno preso il sopravvento alle visual novel. Fatemi sapere se vi è piaciuto, suggeritemi sotto nei commenti quali altri personaggi dovrei fare le simulazioni di Hunger Games. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!